La prima single di stasera è Justin, età 27 anni. Provenienza Brianza. Professione massaggiatrice di una squadra di calcio. È difficile perché comunque essendo una ragazza e facendo questo tipo di mestiere l'equivoco è abbastanza immediato. Salve, buonasera a lei. Li rimetto a posto o facendo la battuta, chiacchierando eccetera, oppure entrando coi gomiti bene su dove hanno dolore. Mi sento un po' mascolina, me lo si dice spesso. Non ci credo. Il mio approccio alla vita non è assolutamente d'attacco e minigonna. Ti posso chiedere di dov'è? Vicino Monza abito. Nord. Nord. Prego. Grazie. La vita di provincia com'è da quelle parti? Lavoro. E avendo una vita molto chiusa, so che attorno alla Brianza c'è un mondo di gente, di persone. Io sono proprio curiosa di vedere altri modi di ragionare, altri modi di vivere. Mi potrebbe piacere un ballerino, mi potrebbe piacere un ragazzo di colore. Lui è un ballerino originario della Costa d'Avorio, ma vive a Milano e sembra essere l'uomo perfetto per Justin. Almeno in teoria, perché Patrick Lionel Tato è single da sempre, visto che è anche un incallito rubacuori. È la prima volta che faccio un appuntamento al buio. 2 ore di cena, il tempo stringe e spesso bisogna andare dritti al punto. Potrei essere un domani il tuo principe cioccolato? Non l'azzurro, perché qua l'azzurro non ce ne sta proprio niente. Vediamo. Diciamo. Vediamo, anche perché sono una ragazza che ci mette un po' a fidarsi. All'inizio parto un po' sulle punte, quindi io studio tantissimo. Ma cosa che devo imparare, sai? Cosa fai? Ti lascio andare subito? Sì. Avete una. Ho capito. E per me aprirsi a una persona che non conosco è difficile, quindi per me vuol dire tanto. Ho la possibilità di avere contatto, perché vuoi tu, ma ho detto, vabbè, senti, facciamo una cosa, sto crescendo, avrei bisogno di qualcuno accanto per aiutarmi a essere uomo. Vediamo chi può essere in grado di rubare il mio cuore. Sì. E poi come funzionerà? Per sempre? Ci credi nell'amore per sempre? Io sono da tutta la vita, sì. In verità fino adesso è andata male, ma ci credo, continuo a crederci. Assolutamente è per tutta la vita, sì. Io credo nell'amore per sempre. Oddio, cosa sto dicendo? Cosa mi fai dire? Cosa di fino, Io fino a... Baby. Penso di essergli piaciuta e se no avrebbe mentito per tutta la cena, sarebbe falsissimo. Scatta. Ma come fai a dire che non ti si nota? Scusami, guarda qua. Diciamo che ho giocato bene le mie carte. Appena ho visto quel capello corto, ho detto, interessante. È un taglio di occhi che parla. Fidati. Che ti dice? Aiuto, aiuto, mi sta guardando quello. Cosa vuole da me? Lo spezzo. Balla reggaeton? Di più? Ciao. Eccoci. Abbiamo ancora un po' di tempo. Grazie. Buona serata, grazie. A voi. Grazie.